ciao a tutti, terzo video da camper, mister Gaucho Romano con delle occhiaie vedo importanti per questo nuovo video. Allora sono sempre fuori alla sala stampa, qui si balla, c'è rock and roll perché Cannes è molto rock and roll. Dicevamo ieri, parliamo un po' di varie cose, cominciamo a parlare delle sale, ovviamente vi faccio i piccoli ritrattini di colore di Cannes. Le sale, cosa sono? Come sono le sale del Palais? Sono enormi. I francesi, bontà loro, ci tengono molto a far sentire il peso della propria grandeur. Quindi le sale dove si svolge il grosso delle attività cinematografiche del Palais, del cinema, sono enormi, molto belle, molto eleganti, in nero, con legni raffinatissimi. E questa enormità soprattutto è in verticale. Cioè se tu per caso devi entrare dalla galleria, sembra di stare sul ciglio di un burrone dell'Everest, sembrano le cascate del Niagara del cinema, cioè tu fai un passo e hai paura di cadere di sotto nel vuoto. La vista è bellissima e tra l'altro dalla galleria si vede benissimo, però si rischia di morire ad ogni accavallamento di gambe. Detto questo, si vede bene, si sente bene e non si può usare il cellulare, se no ti sparano in fronte. Il film, parliamo un po' di sezioni collaterali. Semaine de la critique e Kenzan de la Rizzater. La Semaine ha aperto con un film italiano, Più buio di mezzanotte, di Sebastiano Riso, un'opera prima, un esordio, che è brutto. Non è tanto brutto per appunto la messa in scena, i valori filmici, che sono anche interessanti, sono anche discreti. Oggi non vi faccio vedere niente da fuori perché mi hanno detto che non si può, è arrivata la guardia che mi stava per arrestare, quindi accontentatevi dei suoni, dei rumori. Dicevamo, non tanto per la messa in scena, anzi quella dimostra un certo controllo da parte di Riso, quanto perché raccontando la storia di Fucsia, che è una delle drag queen del mucca assassina, la sua vera vita, come è cresciuto in Sicilia eccetera, mette in mostra una rappresentazione dell'omosessualità nel sud, ferma allo stile, allo sguardo, alla rappresentazione sociologica e patologica di 40 anni fa, che ha stancato e soprattutto che è estremamente superata. Voi direte, vabbè, ma quella è la verità e quindi il fatto che sia una storia vera A non la rende meritevole di essere raccontata e B non la rende meritevole di essere raccontata in quel modo vecchio, ricattatorio, che se non fosse per la canzone Amore Stella della Rettore sarebbe fallimentare. Kenzan de la Rizzater invece, che va alla grande con National Gallery di Frederick Wiseman, il più grande documentarista vivente, è entrato dentro la National Gallery di Londra, appunto uno straordinario museo londinese, non solo ne ha ripreso le attività e quindi le guide che raccontano ai bambini, ai disabili, agli anziani, raccontano e fanno appassionare il pubblico all'arte, ma soprattutto entra dentro i luoghi dove si prendono le decisioni di queste istituzioni e riflette sul valore politico e pubblico dell'arte in quanto tale. Ed è un film che non solo fa appassionare su questi meccanismi forti dell'arte, ma fa riflettere anche sulla condizione dell'arte ai nostri tempi, tanto in Inghilterra quanto, quasi per conto, in Italia. Nonostante le tre ore c'è grandissima, tra virgolette, tensione, cioè c'è proprio grandissimo interesse, ci si appassiona come i grandi documentari sanno fare e i grandi cineasti invece sanno fare, cioè far vedere quello che non si potrebbe vedere, non si dovrebbe vedere, non solo dietro le quinte dell'arte, ma proprio l'arte in sé come mezzo totale, rendere cinematografica l'immagine statica dell'arte. In concorso invece, non sappiamo perché, Saint Laurent di Bertrand Bonelot. Voi direte, un altro biopic su Saint Laurent? Sì, ma non era quello di Berlino? No, è un altro. Ma come è meglio che sia buono? Non lo so, quello non l'ho visto, ma questo è bruttarello forte. Diciamo, è la solita solfa. I biopic sono quasi sempre la solita solfa dell'anima tormentata. In questo caso il biopic d'artista, poi l'anima tormentata dell'artista che si scaglia contro le convenzioni, in più questo non è autorizzato e quindi c'è tutto lo scandalismo, la droga, il sesso e il fatto di mettere in scena i cliché con una salsa diversa, cioè renderli più accattivanti visivamente, con uno stile più libero, non lo rende più buono, cioè come un piatto di carne cucinato male, poi ci metti sopra una salsa buona, non diventa più buono. Ecco, il film di Bonelot non diventa affatto più buono. Ci vediamo domani
con il primo film italiano in concorso, l'unico, Le meraviglie di Alice Rohrwacher, poi cosa dovevo fare domani? Il film per cui io sto sbavando, The Huntsman di Tommy Lee Jones, Bacio.